la mia riflessione nasce alla ricerca di un altro aspetto che riguarda il centrocampo, e lì ci sono due riflessioni da fare. La prima riguarda lì, io voglio sperare che da questo momento non ci sia dubbi nella testa di Pallatino sul fatto su chi deve essere uno dei centrocampisti. Questo giocatore ha un passo diverso, una personalità diversa, una qualità diversa, non avrà una continuità mostruosa, ma chi se ne frega. Cioè, non può il centrocampo, il modesto, normale, no, modesto è sbagliato, normale, il normale centrocampo della Fiorentina non può prescindere da questo giocatore, che quindi io spero, credo, deve essere in campo contro il Milan. Se poi sia con Cataldi o al posto di Cataldi, dal mio punto di vista è totalmente irrilevante. L'altra riflessione purtroppo riguarda l'infortunio di Mandragora, quindi di nuovo il centrocampo. Da quello che leggevo sulla chat di Radio Firenze Viola, c'è il rischio che sia un infortunio grave, e quindi se ciò purtroppo fosse confermato, oltre ad avere l'obbligo nel mercato invernale di comprare un vice Ken che non c'è, temo che sia quasi inevitabile che la Fiorentina torni sul mercato anche per acquistare un centrocampista, perché che tu giochi a due con due centrocampisti o che tu giochi con tre centrocampisti, quattro centrocampisti sarebbero no pochi, pochissimi.